Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Elisa e nei miei video parlo di casi true crime, eventi paranormali, teorie del complotto e più in generale tutto quello che di inquietante riesco a trovare sul web. Se queste tipologie di video vi possono interessare, assicuratevi di iscrivervi al canale, altrimenti nessun rancore e iniziamo con il caso di oggi. Oggi, signori, abbiamo il primo episodio della prima rubrica sul mio canale. Ho chiamato questa rubrica Identità dimenticate e voglio dare spazio alle storie di vittime che non sono mai state identificate e a volte che non hanno ricevuto la copertura mediatica di cui avrebbero avuto bisogno. Ho scelto di iniziare questa rubrica con il caso della ragazza delle dune. Il 26 luglio del 1974 e ci troviamo a Provincetown, un comune del Massachusetts. Provincetown era la località perfetta per fare le vacanze, c'erano un sacco di famiglie e la zona era caratterizzata da delle spiagge enormi, chilometri e chilometri di spiaggia, con delle caratteristiche dune di sabbia molto grosse che sono molto belle da vedere. Quella giornata in particolare la famiglia Metcalf aveva deciso di trascorrere tutta la giornata sulla spiaggia insieme a tutti i membri della famiglia e anche al loro cane. Era stata una giornata bellissima, con tanto sole, si erano divertiti un sacco, era stata la classica giornata perfetta da trascorrere sulla spiaggia. Nel pomeriggio la famiglia decide di lasciare la spiaggia e tornare all'appartamento che avevano affittato per le vacanze. Mentre si accingono ad andarsene però, la figlia più piccola di nome Leslie era rimasta indietro a giocare con il cane, il quale però all'improvviso scatta e inizia a correre verso le dune appunto della spiaggia. Leslie decide quindi di correre dietro il cane e di seguirlo. Il cane però una volta superate le dune si era fermato abbaiando. Leslie si avvicina e vede che il cane stava abbaiando nella direzione di quella che gli sembrava la carcassa di un cervo. Leslie corre verso i genitori per raccontargli della scoperta, allora la famiglia decide di andare a controllare e purtroppo però Leslie non aveva scoperto la carcassa di un animale, bensì il corpo di una donna. Ovviamente la famiglia corse subito a casa a contattare la polizia locale. Il padre di Leslie accompagnò poi la polizia al punto esatto nel quale si trovava il corpo e iniziarono ufficialmente le indagini. La donna non aveva nessun vestito addosso ed era distesa a faccia in giù su un telo che sembrava un telo da mare. Inoltre la testa era appoggiata a mo' di cuscino a due indumenti particolari che saranno gli unici indumenti che verranno trovati e ricondotti appunto alla vittima. Ovvero si trattava di un paio di jeans e una bandana blu. Aveva delle evidenti ferite sul lato sinistro della testa e in seguito poi all'autopsia verrà fuori che questa ferita sulla testa è stata anche la causa del decesso. C'erano anche un paio di cose che saltarono subito all'occhio alla polizia, ovvero il fatto che alla ragazza mancavano entrambe le mani, erano stati asportati alcuni denti e in più c'era stato un evidente tentativo di staccare la testa, tentativo che però non era riuscito. Ovviamente questa tipologia di ferite portano subito a pensare la polizia che in qualche modo il responsabile aveva cercato di nascondere l'identità della ragazza perché appunto non potessero trovare impronte digitali, non potessero verificare le impronte dentali e ovviamente se non avessero trovato neanche la testa non sarebbero stati in grado di neanche capire che faccia avesse. Iniziarono quindi ad analizzare la zona circostante e trovarono delle impronte di scarpa che si allontanavano dal corpo. Queste impronte erano compatibili a una taglia da uomo di scarpa 44 e conducevano a una zona nel quale poi si vedevano dei segni di pneumatici per terra, quindi qualcuno era arrivato fino lì in macchina. Queste possono essere considerate sì delle prove, però c'è anche da considerare che la spiaggia era una spiaggia pubblica, quindi le impronte potevano risalire a prima che la ragazza fosse messa appunto in quel punto, o c'è anche sempre da tenere in considerazione il fatto che qualcuno magari si era imbattuto nel corpo e per qualche motivo non aveva denunciato la cosa alla polizia. Sembra una cosa strana, cioè nel senso anche a me è sembrata una cosa strana, se mi capitasse, spero di no, però mi capitasse una situazione del genere ovviamente chiamerei subito la polizia, però non sapete in quanti casi ho visto in realtà accadere questa cosa qui, quindi di gente che scopre un corpo e per un motivo o per un altro non denuncia la cosa alla polizia, se ne va e fa semplicemente finta di niente. Queste impronte tra l'altro erano anche molto profonde, quindi secondo gli investigatori si poteva trattare di un uomo anche di una bella stazza abbastanza pesante. Ovviamente venne effettuata un'autopsia e viene in realtà fuori che la ragazza si trovava lì da almeno 10 giorni, quindi nonostante quella zona fosse molto frequentata in qualche modo nessuno l'aveva trovata fino al 26 luglio del 1974. Ovviamente
Ovviamente non avevano trovato nessun tipo di documento della ragazza o di effetto personale, quindi iniziarono a controllare tutte le denunce di scomparsa della zona, però non trovarono nessuna segnalazione che potesse portare appunto all'identità della ragazza. Cercarono anche tra tutti i registri negli hotel della zona per vedere se magari c'era qualche ragazza che aveva affittato una camera da qualche parte e non si era più presentata, però non trovarono niente. E fu per questo motivo che la ragazza, in mancanza di un'identità alternativa, venne chiamata la ragazza delle dune. L'unica cosa che potevano sapere della ragazza era la descrizione e come appariva come ragazza, quindi iniziarono a stilare una descrizione in modo che magari qualcuno potesse in qualche modo riconoscerla. Non aveva nessun segno addosso di colluttazione, quindi probabilmente conosceva l'assassino oppure era addormentata o svenuta nel momento in cui è stata attaccata. Aveva lunghi capelli color mogano che erano legati in una coda di cavallo alta, fermata da un elastico dorato. Era alta all'incirca 1,68 m e pesava 66 kg e la descrivono come una ragazza con un bel fisico tonico e sportivo. Una cosa che portò alla luce l'autopsia è che alcuni dei denti che erano rimasti erano stati rifatti. Avete presente quando andate dal dentista, magari avete un dente scheggiato che non è molto bello, allora vi limano il dente e vi mettono sopra una sorta di ricostruzione di dente. Ecco, ne aveva parecchi in bocca e questo indicava due cose. In primo luogo che sicuramente non era una persona povera, perché avevano stimato che a dente più o meno gli era costato $10,000, quindi sicuramente non è una persona a cui mancavano soldi. E un'altra cosa importante è che secondo alcuni esperti queste ricostruzioni erano state fatte con una tecnica particolare. Adesso io ovviamente non mi intendo di denti, non sono dentista, non conosco dentisti, quindi non so spiegarvi bene, però a quanto pare questa tecnica particolare al tempo veniva effettuata solo a New York o comunque nella zona circostante a New York. La polizia quindi effettuò una lastra dei denti della ragazza e la spedì a tutti i dentisti della zona di New York e della zona circostante a New York, nella speranza che qualcuno riconoscesse il suo lavoro e avesse effettivamente i documenti e i dettagli della ragazza, della sua cliente. Nessuno però riconobbe la ragazza. Non avendo l'identità effettiva della ragazza, ovviamente non sappiamo esattamente quanti anni avesse, però dall'autopsia sono riusciti a fare una sorta di range di età, quindi la ragazza doveva avere circa tra i 20 e i 40 anni. Trovarono anche dei possibili segni sul suo corpo di violenza sessuale, che però in ogni caso erano avvenuti dopo la sua morte. Dato che purtroppo non avevano piste, la ragazza fu sepolta l'ottobre del 1974. Da qua iniziarono una serie di indagini ulteriori che comportarono la riesumazione della ragazza nel corso degli anni. Nel 1980 infatti venne riesumata per la prima volta e riuscirono ad effettuare una ricostruzione facciale. Se non siete molto pratici del termine, non lo ero neanche io, quindi mi sono informata. Praticamente degli esperti sono in grado di studiare ovviamente le caratteristiche facciali della persona a partire dallo scheletro, quindi praticamente vedendo la struttura ossea della faccia delle persone sono in grado, ovviamente considerando anche il DNA, di ricreare, ridisegnare più o meno la faccia e quindi l'aspetto che la vittima aveva quando era in vita. Ovviamente era il 1980, al tempo della riesumazione del corpo, quindi non c'erano le tecnologie che ci sono adesso, però attualmente sono in grado di fare delle vere e proprie ricostruzioni 3D anche abbastanza realistiche. Al tempo ovviamente fecero semplicemente una sorta di bozza di schizzo che però venne stampata su dei volantini e vennero diffuse a più persone possibili. L'obiettivo era quello di trovare qualcuno che magari riconoscesse la ragazza. Grazie a questa cosa ci furono in realtà alcune segnalazioni. C'era qualcuno che pensava che potesse essere la sorella che era scomparsa nello stesso anno, qualcuno che pensava potesse essere la figlia. Tutte le segnalazioni però sono state analizzate, hanno comparato il DNA della ragazza delle dune con i parenti di queste persone scomparse e non hanno trovato nessun tipo di match. Nel 2000 il corpo verrà riesumato per confrontare il suo DNA con un'altra persona, di cui vi parlerò al fondo del video dove vi spiego tutte le teorie sull'identità di questa ragazza. Nel 2013 stessa cosa, riesumarono il corpo sempre per confrontare il DNA e presero numerosi campioni in modo che se dovessero mai paragonarli in futuro ad altri campioni non devono riesumare ogni volta il corpo. Più di recente fecero anche una ricostruzione facciale 3D, come vi dicevo prima, chiaramente la tecnologia si è evoluta nel corso degli anni, quindi vi lascio qua ovviamente la ricostruzione ufficiale in 3D della ragazza.
Ora voglio passare al lato delle teorie. Secondo me, poi mi farete sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensate, ma a mio parere una delle teorie, la prima che vi racconterò, è quella più effettiva ed è quella probabilmente che andrebbe seguita per raggiungere l'identità della ragazza delle dune. La teoria numero uno è stata segnalata, diciamo, da Joe Hill, che tra l'altro non so se conoscete, però immagino di sì, è il figlio di Stephen King. Si è interessato al caso dopo aver letto il libro di Deborah Alber, un libro uscito nel 2012 dal titolo The Skeleton Crew, ed è un libro che racconta le storie proprio di vittime che non sono state identificate e fanno una vera e propria indagine, al contrario, utilizzando i social ovviamente e l'esposizione mediatica. Tra l'altro deve essere un libro molto bello. Avevo intenzione di comprarlo e leggerlo perché appunto se vi piace questo tipo di rubrica potrei trattare altri casi e lì ce ne sono sicuramente tantissimi. In ogni caso Joe Hill stava partecipando a una riproiezione del film Jaws del 1975 e la sua attenzione fu catturata da una ragazza in particolare. In una scena infatti abbastanza affollata, c'erano diverse comparse, si vede sul lato sinistro una ragazza che, se comparata allo schizzo che è stato fatto, è molto simile alla ragazza delle dune. Ma la cosa che è più assurda e fece, diciamo, scioccare di più Joe Hill è proprio l'abbigliamento della ragazza. Infatti indossava sia dei jeans che una bandana blu nei capelli, proprio uguali a quelli ritrovati sulla scena del crimine. Ovviamente, se dovesse capitare a vedere un film, uno dice wow, che coincidenza, e questo è quello che disse anche Joe Hill. Però nelle settimane successive non riuscì a togliersi dalla testa questa immagine di questa ragazza, quindi decise di indagare un pochino di più e si informò sul quando era stato filmato il film e soprattutto dove. La cosa assurda è che questo film in particolare è stato girato proprio in un'area vicina a Provincetown e proprio l'estate del 1974. Io credo che esistano coincidenze, ma non così specifiche. Non penso che sia plausibile che nello stesso momento, nella stessa area, ci fosse un'altra ragazza simile a lei e vestita nello stesso modo in cui era vestita lei. Credo nelle coincidenze, ma secondo me qua va oltre, non può essere solo una coincidenza. Questa cosa viene ovviamente riportata agli Universal Studios, che avevano prodotto il film, e avevano chiesto a loro appunto una lista dei nomi delle comparse del film di Jaws. Possiamo anche vederci in realtà dietro qualcosa di più complottista. In ogni caso non avevano più il registro di quel film lì. Da un lato consideriamo anche il fatto che vengono richiesti questi registri nel 2015 circa, quindi sicuramente è passato molto tempo. Oppure possiamo scegliere di vederci qualcosa di più complottista, tipo che qualcuno ha fatto sparire questi registri, non lo sapremo mai. In più, tutte le persone che si erano occupate del casting delle comparse non erano in realtà più vive, perché comunque appunto sono passati tanti anni, quindi questa teoria in realtà non è verificata. Però a mio parere, appunto, come vi ho detto prima, credo nelle coincidenze, ma fino a un certo punto si tratterebbe di una coincidenza davvero davvero enorme. E in più questa spiegazione potrebbe spiegare il fatto che nessuno la conosceva lì nella zona, perché non era un abitante di Provincetown, e poteva anche spiegare il motivo per cui chiunque abbia compiuto questa cosa aveva cercato di nasconderne l'identità. Magari si trattava di qualcuno di conosciuto, magari si trattava di qualcuno di famoso. Ovviamente la cosa che continua a rimanere inspiegabile è perché nessuno ha denunciato la scomparsa di questa ragazza, a maggior ragione se stava lavorando in un film. Ho letto su internet che alcuni hanno spiegato questa cosa come il fatto che al tempo in realtà andava abbastanza di moda, era qualcosa di abbastanza comune, cercare di infilarsi illegalmente nelle riprese dei film, soprattutto nelle scene come quella che abbiamo visto di Jaws, nel quale c'è molta gente, c'è, diciamo, viene girato in un posto pubblico con tantissime persone. Era abbastanza comune infilarsi in queste riprese per riuscire ad entrare in un'inquadratura di un film, quindi magari potrebbe anche essere questo il caso per cui nessuno si è accorto che questa ragazza era scomparsa, perché in primo luogo non doveva essere lì. Questa è la prima teoria, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e passiamo alla seconda teoria. Questa teoria è collegata alla storia di Whitey Bulger, aka in realtà James Bulger. Whitey era, diciamo, un soprannome. Whitey era uno degli ultimi leader di una gang chiamata Winter Hill, che era un'organizzazione criminale che possiamo definire di stampo mafioso, per come conosciamo queste cose noi italiani, che operava in quegli anni a New England e nel Massachusetts. Nel 2011 Whitey viene arrestato e condannato per 11 omicidi.
Nel 2015 una donna di nome Sandra Lee, che faceva parte proprio di una delle famiglie coinvolte in questa gang al tempo, disse di conoscere molto bene Whitey, che le due famiglie erano molto legate, talmente tanto che da piccola lei lo chiamava zio Jimmy. Secondo Sandra Lee, la ragazza delle dune sarebbe stata proprio una vittima di Whitey, questo perché le modalità ovviamente di nascondere l'identità della ragazza, quindi tramite le mani e i denti, era qualcosa di molto comune e di stampo proprio di Whitey, e questo lo sapeva perché era molto simile al caso di un'altra ragazza che è stata trovata in realtà poco distante dalla zona dove è stata ritrovata la ragazza delle dune, ovvero Debbie Davis. Debbie Davis aveva 26 anni ed era la fidanzata di Steve Flemmi, che era un altro criminale e socio di Whitey. Sia Steve che Whitey erano convinti che la ragazza avesse scoperto che facevano negli ultimi anni da informatori alla polizia, quindi nel momento in cui Steve e Debbie si lasciarono, Whitey aveva deciso che non poteva più continuare a vivere la ragazza perché sapeva troppe cose, a suo parere, e quindi l'aveva uccisa e aveva lasciato il corpo lungo un fiume in Quincy, sempre in Massachusetts. Ora, c'è da dire, tutto simile, eccetto il fatto che comunque Debbie aveva ancora entrambe le mani. La testimone Sandra Lee si ricordava di aver visto Whitey a Provincetown proprio nei giorni in cui poi venne ritrovato il corpo, e poi fece un'altra affermazione che non so se crederci o meno, e se questa affermazione non è vera, ovviamente annulla tutto il resto. Ci sono dell'idea che se dici una bugia su qualcosa non sei più credibile. In questi casi, ovviamente, non nella vita reale. Capita a noi persone di dire delle bugie. Fatto sta che Sandra sostenne di avere in realtà visto il corpo della ragazza delle dune prima che venisse ritrovato, che però non aveva detto niente alla polizia perché aveva paura che in qualche modo la collegassero alla sua famiglia, che appunto faceva parte della gang di Winter Hill. Non saprei appunto, per il motivo che ho detto prima, cosa pensare di questa teoria, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Un'altra teoria che è spuntata fuori è quella di Adden Clark. Adden Clark è un serial killer che è stato condannato per la morte di Michelle Dorr, di soli 6 anni, nel 1986, e anche di Laura Haftelin, di 23 anni, nel 1992. Adden stesso, in un'intervista, sostenne che proprio l'estate del 1974 si era trovato a Provincetown in visita al nonno. Aveva sorpreso una notte una ragazza nelle dune, l'aveva colpita con una canna da pesca e aveva poi rimosso le sue mani. C'è da dire che tutti i dettagli che diede in realtà in questa intervista erano però pubblici, presenti su qualsiasi giornale dell'epoca. Non diede nessun tipo di dettaglio che non era ancora stato rivelato al pubblico. In più, non era la prima volta che Adden cercava di prendersi la colpa di crimini che poi in realtà non aveva compiuto e non c'entravano niente con lui. A mio parere era un po' mitomane, sicuramente non è affidabile da una persona che ha già cercato di darsi la colpa di dei crimini che non ha commesso lui, che non c'entravano niente con lui. L'ultima e quarta teoria è una teoria che da un lato mi piacerebbe fosse vera perché è molto cinematografica, diciamo così, però coinciderebbe con una cosa in particolare che non abbiamo ancora, io almeno fino a che non sono arrivata a questo punto della storia non ci avevo pensato, ovvero il fatto che chiunque abbia compiuto questo omicidio aveva poi deciso di far sparire le mani della ragazza era sicuramente preoccupato ovviamente delle sue impronte digitali, quindi un'ipotesi è che la ragazza stessa fosse in realtà una criminale e che il motivo per cui il responsabile era preoccupato delle sue impronte digitali era per il fatto che erano schedate, quindi la polizia non ci avrebbe messo niente a confrontarle nell'archivio e trovare la persona alla quale coincidevano. Questo condusse la polizia a una donna in particolare, ovvero Rory Jean Kessinger. Rory era una criminale che aveva più volte rapinato delle banche a mano armata ed era stata recentemente al tempo arrestata proprio per questo e si trovava proprio in una prigione nell'area di Provincetown. Un mese prima circa del ritrovamento della ragazza, Rory era anche scappata dalla prigione. Qualcuno era riuscito a consegnarle una seghetta con il quale era riuscita a tagliare le sbarre che stavano sulla sua finestra, sulla finestra della sua cella. La ragazza aveva poi fatto, proprio come vediamo nei film, per questo dico che è molto cinematografica questa storia, aveva fatto dei nodi con il lenzuolo che aveva appunto nella sua brandina e l'aveva utilizzato come corda per calarsi da questa finestra ed era stata poi recuperata da un complice che
l'aspettava in macchina proprio lì sotto. Se ne andò con il complice e scomparve nel nulla, non viene mai ritrovata. In più Rory era particolarmente simile alla ragazza appunto delle dune, soprattutto se confrontiamo lo schizzo che è stato fatto della ragazza con l'immagine al tempo di Rory. La polizia quindi riuscì a rintracciare la madre della criminale e gli chiesero un campione di saliva per comparare il DNA della madre con quello della ragazza delle dune, ed è proprio per questo motivo che nel 2000 riesumarono il corpo della ragazza. Entrambi i test che fecero però risultarono inconcludenti, che vuol dire praticamente che non sono risultati né positivi né negativi alla comparazione, quindi praticamente non dicevano né che la ragazza delle dune fosse Rory né che non lo fosse. Nel 2002 riprovarono ad effettuare questo test e invece risultò negativo. Ho letto su internet che alcune persone pensano che magari semplicemente la madre di Rory non era la madre biologica della ragazza, però non lo so, mi sembra un po' tanto complottista questa cosa qua. Comunque, questa è una delle ipotesi. Nonostante tutti questi anni, questo caso continua a rimanere aperto. La polizia continua effettivamente ad avere davvero interesse a risolvere questo caso e quindi sperano che magari qualcuno confessi qualcosa prima o poi, oppure che magari venga fuori una nuova tecnologia che possa dare una svolta al caso. Questa era la storia della ragazza delle dune. Fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video, questa rubrica. Penso che ovviamente gli altri video rimarranno così come sono. Penso che magari si potrebbe trattare di una rubrica mensile, magari un video al mese, due video al mese, vediamo sulla base di quanto vi piace. Grazie per essere arrivati fino a questo punto del video. Mi raccomando, se vi piacciono queste tipologie di video, iscrivetevi al canale. Per la storia di oggi era tutto, noi ci rivediamo con il prossimo caso. Thank you.